Il problema fondamentale è che finché ragioneremo da individualisti non potremmo mai capire il Vangelo. Finché non smaschereremo questo atteggiamento perverso, mondano che ci abita, non capiremo nulla del Vangelo. Il Vangelo sarà per noi una bella storiella che sentiamo la domenica e dimentichiamo subito dopo, oppure semplicemente qualcosa di invivibile. Se noi vogliamo che il Vangelo ci cambi la vita, dobbiamo metterci contro questa mentalità individualista che ci abita. Come si fa? Ve lo ripeto perché ve l'ho detto all'inizio. Solo chi ha una vita spirituale e prega riesce a smascherare questo meccanismo. Cosa significa? Che chi ha una vita spirituale e prega non ha le logiche individualiste? Certo che ce le ha, ma si riprende il suo spazio di libertà rispetto a queste logiche. Perché se tu sai che ragionando in quel modo sei infelice, se già lo sai, puoi decidere diversamente. La vita spirituale è la preghiera, ci ridà fiato e libertà per vivere diversamente. Invece sapete qual è la nostra disperazione? Che la teoria la sappiamo. La teoria la sappiamo. Anzi, siamo stanchi pure della teoria, perché tutti ce la ripetono. La sappiamo noi, ce la dicono gli altri, la leggiamo, andiamo agli incontri. Il problema fondamentale è che dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che si blocca. È perché non preghiamo. Gesù è il modo attraverso cui il Padre ci ha toccati con l'amore. Se Gesù Cristo non è la concretezza dell'amore di Dio, e Gesù Cristo è semplicemente una dottrina, o una morale, o una bella spiegazione, non è il Gesù che è venuto nel mondo. Perché il Gesù a cui noi crediamo è Gesù venuto nella carne. Che cosa significa che è venuto nella carne? Che l'amore di Dio in Gesù è diventato tenerezza. Qual è la definizione di tenerezza? La tenerezza è un amore di cui si può fare esperienza, non di un amore che si è capito, ma di un amore che si può toccare. Di questo c'è un esperto straordinario nella Bibbia, è il discepolo amato. In una delle sue lettere c'è esattamente questa parola che vi ho detto. Dice così Giovanni: quello che noi abbiamo veduto, quello che i nostri occhi hanno contemplato, quello che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi lo abbiamo annunciato a voi. Annunciare il Vangelo non significa propagare una spiegazione. Annunciare il Vangelo non significa annunciare una morale. Annunciare il Vangelo significa rendere ancora possibile la concretezza, il tocco di Gesù Cristo che ha fatto la differenza. Ad esempio, quando si racconta della moltiplicazione dei pani e dei pesci, noi che cosa facciamo? Nella nostra testa ci immaginiamo subito la storia, c'è la gente e poi questi pani sono pochi, questi pesci che sono troppo sparuti per poter sfamare tutti. Gesù cosa fa? Moltiplica e sfama. Ci siamo presi la storia in generale. Lasciate perdere per un istante le storie del Vangelo, quelle le conosciamo tutti. Tutti sappiamo come vanno a finire le parabole, ormai le ascoltiamo da quando siamo piccoli. Cercate nel leggere il Vangelo di guardare i dettagli. Che cosa fa Gesù? Prende i pani, li tocca, li benedice, spezza, distribuisce. Se vi prendete del tempo, vi accorgerete che tutto il Vangelo lo si può leggere in chiave esperienziale, prendendo questi gesti concreti di Gesù. Ad esempio, Gesù cosa fa quando va in casa di Gairo, che c'è la figlia morta ormai lì? La prende per mano, vedete? La prende per mano e le dice: Talita cum. Voi sapete che per un ebreo toccare un morto significava diventare impuri. Per un ebreo toccare un malato significa diventare impuri. E Gesù prende per mano il cieco, lo conduce fuori dal villaggio
Già questo è un miracolo, dite, qua potremmo chiudere il Vangelo da leggere. Passare del tempo a contemplare dentro di noi Gesù che dà la mano a questo cieco e lo accompagna. Prima ancora di guarirlo, gli dà la mano. E per guarirlo prende della saliva, la impasta con la terra e gliela mette sugli occhi. Ditemi se non c'è niente di più concreto di una schifezza del genere, no? Prendere la saliva con la terra. È disarmante quanto sia concreto quello che Gesù fa. Ma non è forse questa la logica del Vangelo? Vedete, il catechismo l'abbiamo fatto tutti. Ma dico una cosa e spero che nessuno mi fraintenda. Non è il catechismo a salvarci la vita. È lasciarci toccare dall'amore di Cristo che ci salva la vita. Di Lui possiamo sapere tutto, ma non è questo che ci salva. Se la nostra fede non ci educa ai dettagli, la nostra fede ci sta semplicemente suggestionando. Sapete come funziona una suggestione? Ti racconto una grande storia che ti distrae dal presente però. Dalle cose più semplici, da quello che abbiamo sotto i nostri occhi. Gesù fissa lo sguardo sul giovane ricco. Vi ricordate la scena, no? Che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli dice, segui i comandamenti. E questo ragazzo in maniera disarmante gli dice, lo faccio già. Il Vangelo ci suggerisce, Gesù fissatolo lo amò e gli disse, ditemi se questo non è il miracolo della tenerezza. Tu puoi domandare qualcosa alle persone soltanto quando quelle persone si vedono guardate con amore. Perché tuo figlio non cambia? Perché tu lo guardi con giudizio, non lo guardi con amore. Perché tuo marito rimane uguale? Perché lo guardi con giudizio, non lo guardi con amore. Perché il fratello che hai di fianco rimane uguale? Perché lo guardi con giudizio, con pretesa. Tu devi essere quella persona migliore che non sei. Gesù invece, per domandare qualcosa di radicale a questo ragazzo, lo guarda con amore. Voi mi direte, come finisce la storia? Che quel ragazzo se ne va a casa senza prendere nessuna decisione. Ma l'amore non è una tecnica. Nessuno ci ha detto che se amiamo sicuramente avremo un risultato, perché il Signore non ci ha chiesto i risultati, ci ha chiesto di amare. Forse il mondo rimarrà uguale, forse non cambieremo una virgola della nostra chiesa, delle nostre comunità, ma non importa, il Signore ci ha chiesto di amare.